La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa. Adesso lo scalo dispone di due defibrillatori. Rientra nei compiti della Croce Rossa la salvaguardia della salute e abbiamo voluto donare ai passeggeri un defibrillatore semiautomatico, visto l'affluenza di questo aeroporto di oltre 1 milione di passeggeri all'anno. E abbiamo voluto farlo proprio oggi, che è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Così viene raddoppiata la sicurezza a favore chiaramente degli utenti. Troppe volte nel corso degli anni passati abbiamo visto delle brutte vicende finire male in luoghi così, diciamo così, dove c'è parecchia affluenza, come possono essere gli stadi o altre situazioni di questo genere, proprio per la mancanza immediata dell'utilizzo di questi importantissimi e fondamentali strumenti. Oggi averne due a disposizione nell'area airside, soprattutto l'area cosiddetta sterile, di immediato utilizzo, e avere formato anche il nostro personale per l'immediato utilizzo dello stesso strumento, per noi è un fatto veramente importante, e di questo ringraziamo veramente la Croce Rossa, che così facendo non fa altro che ribadire il loro impegno a 360 gradi per la sicurezza nel nostro paese. Aeroporto sempre più sicuro. Beh, questo sì, questo è la nostra carta dei servizi parla chiaro. Noi diciamo, ne abbiamo fatto un vero e proprio must delle nostre direttrici di sviluppo. Da questo punto di vista, sicuramente l'aeroporto di Trapani non ha nulla da invidiare a nessun altro aeroporto.